Adesso siamo con il presidente dell'Antonimina, Filippone. Buonasera presidente, ben trovato, benvenuto. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Ed allora presidente, c'è stato questo incontro, quali sono le reazioni in casa Antonimina? Ma io sinceramente dell'incontro ho saputo stamattina, come ha detto il vicepresidente Sandro Tropea, non ho saputo niente di questo incontro, sinceramente. Comunque diciamo una situazione questa... non del tutto inaspettata, perché insomma lo stop era forse preventivabile. Diciamo che per voi è stato pesante il fatto che si sono giocate solo due partite. Sì, noi abbiamo fatto una in casa e una fuori casa, due partite, quindi era noi che non si partiva. Comunque si è partito, adesso speriamo di ripartire, ma la vedo un po' critica come stanno le cose adesso. Mi sa riprendere, sai che è difficile. Ecco, tra le altre cose, noi spesso, vabbè, oltre la conoscenza personale, ma spesso si è parlato della vostra realtà dove oltre il giusto peso agonistico c'è la voglia di stare insieme soprattutto, no? Però le chiedo, presidente, ecco, come fa una realtà come l'Antonimina a sopravvivere a questa tormenta e come dalla sua esperienza possono fare ad andare avanti società che magari hanno una visione, ecco, prima abbiamo detto la Taurina Novese, ma possiamo pensare anche al Siderno, che vanno a puntare magari a un ritorno anche in eccellenza alla lunga. Ma secondo me quest'anno è un campionato da tenere ormai, come se anche non si fa, anche se si parte non so come ripartire, un po' difficile in tutti i sensi. Sarà noi da parte nostra, che come, non è che si tratta di spese, le spese ci sono dappertutto, anche se poco, ma ci sono, non è che c'è una spesa, dopo c'è, bisogna tenere conto di tutta la realtà economica che c'è tutto in giro, cioè, se c'è una situazione che non è delle migliori, proprio non so sinceramente come si può venire fuori, ma speriamo di uscirne. Lei crede che quindi diciamo serviranno interventi da parte della politica, sia essa del pallone che la politica centrale, diciamo di governo, per far sì che questi presidi anche sociali, visto che comunque ecco un piccolo paese come Antonimina ha bisogno della squadra? Ma io sinceramente spero poco nei sussidi. Io vedo anche nel commercio, vedo un po' che anche da per me che siamo abbandonati da pure, che io credo un po' in questi sussidi. Credo se riusciremo a riprenderci da soli, cioè ad alzarci da soli, a camminare, sì, ma che arriveranno sussidi non credo io, non credo proprio. Quindi insomma bisogna salvarsi da soli quasi, contrariamente a come, perché ricordo Papa Francesco che disse nessuno si salva da solo, invece insomma secondo lei bisogna tirarsi fuori da soli. Però presidente le chiedo anche una cosa, cos'è che dobbiamo imparare assolutamente, non solo come uomini di sport ma come uomini e donne in generale, da questa situazione che stiamo vivendo? Ma questa è una situazione che sinceramente è una situazione surreale, nessuno poteva mai pensare che si arrivasse questo tempo, proprio io sinceramente proprio, e si vive anche male, anche male. Tu pensi stamattina mi sono alzato, non sapevo, cioè, sono andato, io sono passato al cimitero ad Antonimina, da mia chiesa vivo a Logan, sono ad Antonimina, e dopo sono andato al campo, lo stesso, il campo chiuso, sì. Ho fatto foto così, l'ho messo in gruppo per scherzare un po' con i ragazzi. E quindi sinceramente è una situazione che non, cerchiamo di venirne fuori, è un po' difficile perché è una situazione un po' brutta, proprio nessuno poteva pensare mai che sarebbe questo tempo. E speriamo che il vaccino viene fuori, che ne verremo fuori tutti. L'ultima domanda che le faccio, quando saremo non più assoggettati a queste limitazioni, qual è la prima cosa che vorrà fare, ovviamente in funzione dell'Antonimina intendo, come immagina il primo giorno di ripartenza? Ma il primo giorno di ripartenza credo che sarà un bellissimo giorno, perché tutti i ragazzi, anche noi ci teniamo in contatto sul gruppo così tanto, credo che sarà un bellissimo giorno, ci saremo tutto all'allenamento, credo che faremo una grande festa e sicuramente berremo la birra, la berremo un bicchiere di qualcosa per stare insieme, sicuramente faremo. Sarà un bel giorno, speriamo che arrivi presto per tutti. E speriamo di sì, perché non ne possiamo più. Presidente, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, gentilissimi. Grazie. E tanti auguri a tutti, speriamo bene per tutti. Grazie.